Questa mattina un'operazione che porterà alla cancellazione della terra dei fuochi e vedremo nascere qui la terra dei fiori, la terra del lavoro. Dovete guardare con il trasporto fuori regione di 1 milione di tonnellate di roba. Vi è un secondo capitolo che riguarda 2 milioni di tonnellate per le quali pensiamo di potenziare gli impianti STIR esistenti, di nuova differenziazione dei rifiuti e una volta che i rifiuti saranno inertizzati saranno utilizzati per la ricomposizione morfologica delle queste ecoballe sarebbero rimaste qui nei secoli dei secoli. Puliremo tutta la regione Campania e ripristineremo l'immagine e la dignità della Campania, di Napoli, del sud e dell'Italia. Perché questo problema è arrivare a questo risultato. Ci siamo arrivati e arriveremo alla fine del lavoro di bonifica di tutta la regione Campania. Una grandissima soddisfazione e un ulteriore argomento per andare in tutta Italia a testa alta. Dignità! 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 43 milioni di stipendi, ma hanno rovinato la famiglia! Questo è un metodo che si usava durante l'epoca dei fascisti e nel Sud America, che prendevano i giornalisti senza farli passare tramite la cittadinanza, li portavano all'esaltazione di quello che sarebbe stata una risoluzione. Questa è una presa per il culo, signori cari. Qui non fanno niente, è tutto stata una dimostrazione scenografica. Cortesemente segnalatela questa cosa, che quello che vi hanno fatto vedere è solo una sceneggiatura. Questo è solo una farsa.